Ciao a tutti, oggi nuovo cosa mangi in un giorno e finalmente dopo mille richieste colazione salata, me l'avevate davvero chiesto in tantissimi, quindi mi sono decisa a cambiare colazione. Questa mattina ho fatto del pane tostato con un uovo sodo. Quando vado a cuocere l'uovo sodo metto sempre un goccino d'aceto nell'acqua, in questo modo il guscio verrà via più facilmente, e lo faccio bollire circa 5-6 minuti. Sul pane tostato vado a spalmare un pochino della maionese vegan alla curcuma e zafferano, molto buona, e zenzero anche, zenzero. Ho un problema con lo zenzero e lo zafferano, me li confondo sempre. Vado a mettere un pochino di spinacini e l'uovo sodo spaccato a metà. Adesso un pochino di pepe, che secondo me con l'uovo sodo ci sta benissimo, e un pizzico di sale. Vado ad accompagnare il toast con questo cappuccino di frutta che su Instagram avete visto in tantissimi. Questo è il cappuccino di Lombardia Drinks, è una bevanda molto particolare che fa appunto la schiumetta che ricorda il cappuccino e a me piace tantissimo. Ve ne ho parlato molto su Instagram e ci tenevo perché insomma è un prodotto che mi ha davvero incuriosito e mi è piaciuto molto. Per prepararlo vado ad aggiungere semplicemente dell'acqua calda e poi mescolo bene. Questo che sto utilizzando questa mattina è della linea Energy, che la mattina ci sta benissimo, è molto energizzante appunto. All'interno c'è il matcha, il caffè verde e la mela, infatti sa tantissimo di mela, forse per questo che mi piace da matti. Molto gentilmente la ragazza di Lombardia Drinks mi aveva offerto dei codici sconto per voi. Io ci tengo a dirvi che non ci prendo assolutamente niente con questi codici sconto, ma siccome mi erano piaciuti molto era una cosa che le avevo proposto io, quindi ve li lascio linkati e scritti sotto nella descrizione. Vi lascio linkato anche il link al sito dove potete trovare anche tutti quanti gli altri gusti. Aggiungo anche un mandarino e la mia colazione è pronta. Quando ho registrato questo video eravamo ancora sotto le feste, io ero in pieno mood natalizio, avevo preparato qualcosa di super goloso come le lasagne. Siccome sapete, da amici e parenti in questi giorni si mangia poco, io avevo fatto il rinforzino in casa con le lasagne. In ogni caso sono delle lasagne in realtà molto light, molto leggere, all'interno non c'è assolutamente carne e non ci sono neanche latticini se non una spolverata di parmigiano in superficie. Parto subito preparando la salsa, vado a mettere un po' di polpa di pomodoro in una pentola, io ne metto due scatole e utilizzo la polpa di pomodoro perché rimane un po' più corposa. Aggiungo un pochino di olio e il mio fantastico dado. Questo è quello che abbiamo fatto ai funghi e zucca congelato, buonissimo. Vi linko la ricetta nelle schede, mi raccomando provatelo perché non sapete cosa vi perdete. E ho deciso di rendere questa salsa super profumata, super aromatica, quindi ne ho messi 4 cubetti e non ho aggiunto sale. In una ciotolina vado a mettere un pochino di funghi secchi, li copro con dell'acqua tiepida e li lascio ammorbidire. Intanto che la salsa cuoce vado a preparare la besciamella. Ho messo un pochino di farina che vado a miscelare e stemperare con un po' di latte. Questo era del latte di riso, se ce l'avete utilizzate il latte di soia perché il latte di riso rimane sempre un po' troppo dolciastro. In ogni caso aggiungo un po' di sale e metto sul fuoco. E come tutte le besciamelle lascio sobbollire qualche minuto sempre mescolando. A fine cottura aggiungo circa 1-2 cucchiai di olio, mescolo bene e anche la besciamella è pronta. Intanto la salsa sta iniziando a cuocere, posso aggiungere quindi i funghi che si sono intanto ammollati, li ho strizzati bene e anche tritati. Quindi salsa pronta, besciamella pronta, non mi rimane che formare le mie lasagne. Vado a prendere una pirofila, la vado a oliare leggermente e inizio a versare un mestolino di salsa sul fondo e copro con il primo strato di sfoglia. Aggiungo poi di nuovo la salsa di pomodoro e la besciamella. Poi ricopro con la sfoglia e continuo così fino ad esaurire tutti quanti gli ingredienti.
Quando faccio questo procedimento abbasso un pochino la sfoglia, vado a compressare tutto quanto con le mani o con il mestolo in modo che tutti quanti gli ingredienti si mescolino bene tra loro. Completo infine con una spolverata di parmigiano, ma è assolutamente facoltativa. E posso mettere in forno a 190 per circa 30 minuti, 35. E questo è il risultato, delle lasagne bellissime e, come avete visto, anche facilissime da fare, perché vi dico, io ci ho messo anche poco per prepararle, quindi direi che è un piatto alla portata di tutti. E questo è lo scacchetto di lasagna, erano squisite, molto molto leggere ma al tempo stesso anche consistenti. Mi è piaciuta questa ricetta proprio perché, insomma, anche se magari all'interno non c'era latte, formaggi, carne, erano delle lasagne molto gustose, però non erano assolutamente pesanti. Per merenda ho fatto una cosa molto semplice, dello yogurt con frutta secca, granola, aromatizzato tutto con degli oli essenziali, semplicissimo. Per profumare lo yogurt ho utilizzato gli oli essenziali di arancia e questo aroma al pan di spezie naturale. Allora, ci stavano benissimo, io ne ho solo messi troppi, era molto molto forte, quindi se utilizzate gli oli essenziali mi raccomando mettetene davvero due o tre goccine al massimo, perché io ne avevo messe tipo una decina ed era fortissimo, comunque molto buono. Dopo aver mescolato bene, quindi vado ad aggiungere la granola e un pochino di frutta secca. E praticamente la mia merenda è pronta, ci ho messo un minuto, era gustosissima e molto molto aromatica, anche troppo. Infine per cena ho scelto di fare un minestrone, quindi qualcosa di leggero finalmente. Come vedete sto utilizzando un minestrone congelato, ma è quello che facciamo noi. È lo stesso mix che avete visto nel meal prep, che vi lascio linkato come sempre nelle schede e nella descrizione. All'interno ci sono tante verdure, degli spinaci, della quinoa e dei fagioli. Io mi trovo davvero benissimo con i minestroni congelati, quelli che faccio anche in casa, perché in pochissimo tempo riesco a mettere sulla cena e sono buonissimi. Vado a mettere quindi tutto quanto il contenuto della bustina in una pentola, una bustina di queste mi basta per due persone abbondanti, ricopro con l'acqua e vado ad aggiungere una presa di sale. Ovviamente potete utilizzare anche i minestroni che trovate nelle buste dei supermercati, all'interno ci sono sempre ottimi ingredienti, non aggiungono quasi mai conservanti o altre schifezze, di solito sono sempre solo verdure, però a me piace proprio farmelo in casa perché scelgo le mie verdure, i miei legumi preferiti. A questo punto non mi rimane quindi che mettere tutto quanto sul fuoco coprendo con un coperchio e qua lascio cuocere il minestrone anche 2 ore, insomma più cuoce più diventerà saporito e questo è il risultato. Io ho aggiunto dei crostini di pane che ho fatto soltanto rosolare in padella con un cucchiaio d'olio e la cena è pronta. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace, io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!